Lo Spirito di Dio è in questo luogo, e lo Spirito di Dio si muove in questo luogo, Egli è qui per consolare, Egli è qui per liberare, Egli è qui per guarire, lo Spirito di Dio è qui, e lo Spirito di Dio è in questo luogo e lo Spirito di Dio si muove in questo luogo. Egli è qui per consolare, egli è qui per liberare, egli è qui per guarire. Lo Spirito di Dio è qui. Epi la mia vita con tuo amore, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, muoviti in me, tocca la mia mente di mio cuore, epi la mia vita con tuo amore, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me. Lo Spirito di Dio è in questo luogo E lo Spirito di Dio si muove in questo luogo Egli è qui per consolare Egli è qui per liberare Egli è qui per guarire Lo Spirito di Dio è qui Muoviti in me A mente il mio cuore, e fila la mia vita col tuo amore, muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, muoviti in me, muoviti a me, muoviti me. mia mente di mio cuore, e fila la mia vita col tuo amore, muoviti in me, Spirito Santo. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me, me. Muoviti in me, Spirito Santo, muoviti in me. Pace a te, anche oggi siamo insieme, vogliamo ringraziare Dio per questa bella occasione che ci dà. È meraviglioso poterci nutrire della parola del Signore, perché ogni giorno Egli ci dà un link, un tracciato che ci aiuta a comprendere alcune cose che si incastrano bene nella nostra vita cristiana. Noi dal momento che andiamo al Signore Egli cambia la nostra vita, ma come la cambia? Conforme a quei suggerimenti, a quelle indicazioni a quegli insegnamenti che ci aiutano a, ad applicare alcune cose nella nostra vita. E man mano la nostra vita si forma, il nostro carattere si forma, il nostro stile di vita diventa cristiano, non di più né di meno. Qualcuno dice ma non siamo tutti cristiani. Beh, così si dice, ma non è proprio così. Perché? Per essere cristiani dobbiamo avere delle somiglianze nel nostro carattere. Non è che dobbiamo diventare fisiologicamente come Gesù, ma dentro la nostra vita, il nostro sistema, l'apparato spirituale e naturale deve cambiare, si deve modellare. Perché? Perché cominciamo a camminare con Gesù. E che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo accordare con lui. Ti voglio fare una domanda. Se tu hai un amico, un'amica, che ogni volta che devi, devi scegliere qualcosa comanda sempre lui, comanda sempre lei, secondo te quanto tempo vai d'accordo con quella persona? Poco. Se invece ci concertiamo insieme, dove andiamo stasera, che facciamo domani, domenica prossima, dove andiamo, questa programmazione aiuta a mantenere un buon rapporto. E da noi si dice dalle con dalle, l'amicizia dura. Cioè che cosa vuol dire? Una volta cedi tu, una volta cedo io, una volta dai tu, una volta do io, e così continuiamo il cammino. Molti credenti non fanno così. Incontrano il Signore, nascono di nuovo e poi sono loro che decidono tutto. Infatti, quando vanno al Signore, dicono tutto quello che deve fare il Signore. Loro, gli manca solo la bacchetta per ordinare. Signore, fai questo, fai quello, fai quell'altro. Dammi questo, dammi quello. Nel nome di Gesù, dammi qua, dammi là. Ma che è successo? Ma non è così. Ora vogliamo sempre attingere dalla parola del Signore. La parola del Signore è meravigliosa perché ci dà degli insegnamenti precisi in parola. Poi se non comprendiamo bene la parola, come quelli per esempio che hanno studiato, che sanno la parola alla radice, la sanno spiegare, la, la, gli danno tutti gli aspetti che contiene quella parola nell'originale, nel greco, nel latino e così via. Ebbene, tutti noi non arriviamo a tutto questo, però c'è qualcosa che ci aiuta. Tutto quello che dice il Signore nella sua parola, poi ci sono degli esempi di uomini e donne sante di Dio che hanno messo in pratica quello che la parola dice. Allora, se non comprendiamo la parola, ci aiuta l'esempio, tanti esempi ci danno proprio una grossa mano per cambiare, per riflettere, per vedere in pratica come bisogna fare. Perché realmente la vita cristiana non è di imparare a predicare e diciamo fai qua, fai là. Discepoli vuol dire, discepolo vuol dire uno che si lascia disciplinare da un maestro e che impara come deve fare. C'è un sistema americano che per abbreviare quando devono istruire qualcuno, qualcuno lo, pon, lo pongono in questo modo. Io faccio, tu mi guardi. Tu fai, io ti guardo. Signore aiutaci. Io faccio, tu mi guardi. Io faccio, tu mi aiuti, tu fai, io ti guardo. Bellissimo. Poco, però così impariamo. Prima di andare avanti, però, come sempre, vogliamo pregare il Signore. Come dice la Scrittura, qualunque cosa fate, fatela nel nome del Signore. Che vuol dire? Giusto per dire? No. Che ogni cosa ci sia la presenza, l'approvazione e l'aiuto e la guida del Signore. E noi dobbiamo desiderarlo questo. Perciò quando noi preghiamo che cosa facciamo? Invitiamo Dio di partecipare in quello che stiamo facendo, che ci guidi, che ci parli, che ci insegni, che ci ammaestri. Che ci dia la luce dello Spirito Suo Santo, perché porta saggezza. Lo Spirito Santo dà saggezza, porta luce, non questa artificiale, porta luce alla nostra mente. Che vuol dire porta luce alla nostra mente? Mentre ci stanno spiegando qualcosa e non comprendiamo. Diciamo, spiegamelo in una maniera più semplice. E allora chi ci parla ci semplifica il, il, il concetto e diciamo: ah sì, ora vedo. Che vediamo? Vediamo cosa significa quello che ci sta dicendo. Così lo Spirito Santo ci dà luce per comprendere quello che la parola di Dio ci dice. Perciò quando andiamo e facciamo ed invitiamo il Signore di partecipare lungo il percorso del nostro cammino, a partire da quando ci svegliamo la mattina, finché ci addormentiamo la sera, allora stiamo camminando insieme con il Signore. Tu dici si può vivere così, ma se noi non viviamo così, a qualche bivio perdiamo la strada o prendiamo la strada sbagliata, poi ci sono dei sensi unici che molte volte non riesci più a, a tornare indietro, oppure vieni talmente preso dal pensiero che quella è la strada giusta e poi ti trovi fuori strada. Perciò se guardiamo sempre e camminiamo alla luce dello Spirito Santo, avremo meno sorprese lungo il nostro cammino. Preghiamo insieme, mettiti insieme con me, agiamo seriamente, facciamolo col cuore. E mentre io prego, tu prega insieme con me. Chiudi gli occhi, apri il cuore. Signore, veniamo a te insieme con il fratello, con la sorella e ti chiediamo di assisterci mentre... Condividiamo la tua parola, Spirito Santo di Dio, vieni in mezzo a noi, su di noi, influenzaci, influenza tutta l'assemblea, le cose che facciamo, la nostra vita, la nostra casa, la nostra famiglia, quello che facciamo, le cose che pensiamo, le idee che ci vengono, che possono essere che possano provenire da te ed essere illuminate da te per portare frutto per la gloria tua. Parlaci ancora in questo giorno. Te lo chiediamo tutti insieme. Sì, sì, sì. Nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Alleluia, alleluia. Ci dobbiamo accordare con Dio. Questo è il messaggio di oggi. In Amos capitolo 3 verso 3, qui è Dio che parla per darci un esempio di come ci dobbiamo muovere. Dice, due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati ed è così. Molte volte dobbiamo andare ad una festa, dobbiamo andare in un'altra città e diciamo allora ci vediamo al bivio o se tu vai avanti io vengo dietro però ci incontriamo al distributore di benzina X, ci accordiamo perché dobbiamo fare la stessa via, lo stesso cammino. Dobbiamo raggiungere lo stesso posto. Non fai così tu. Normalmente si fa così. E qui Dio dice così. Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati. Ebbene, allora per comprendere meglio cominciamo da un verso che ci dice che così deve essere continuamente. I cristiani devono camminare così. Se non cammini così, Sore, fammi ti dire, vai ancora nel vecchio sistema, ti fai portare ancora dalla tua testa e sbagliavi prima e continui a sbagliare anche adesso. Già se stiamo attenti sbagliamo tante volte. Perciò ci deve essere un momento che dobbiamo dare una svolta. Ci sono di quelli che dicono "Ma io ho fatto sempre così". E beh, se hai fatto sempre così sbagliato è ora che cambi e cambi subito, perché se continui così. Leggiamo insieme in Colossesi 3:23, dice così Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. In parole diverse, quando cominciamo a camminare col Signore, che andiamo al Signore, che ci ravvediamo e ci volgiamo a Lui, il ravvedimento che cosa è? Leggiamo insieme dove ce lo specifica la stessa parola di Dio. In Isaia 54:6, 55:6 dice "Lasci l'uomo i suoi pensieri". Leggiamolo. Così comprendiamo che cos'è il ravvedimento. Il ravvedimento non è una piccola emozione, uh, una lacrima, ah, devo cambiare e poi restiamo come siamo. No, no. Il ravvedimento è un dietro front al cammino che stiamo facendo, che la parola di Dio ci dice che stiamo sbagliando. Leggiamo 55,6 e poi leggiamo anche il 7, così sappiamo che cos'è il ravvenimento che vuol dire tornare a Dio. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Noi cominciamo con la preghiera quando andiamo al Signore. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta, cioè faccia un dietro dietrofront verso il Signore, che avrà pietà di Lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. E beh, hai capito che cosa vuol dire? La conversione il ravvedimento se tu provi soltanto qualche emozione e continui a pensare sempre allo stesso modo e continui sempre a camminare allo stesso modo sore questo non è conversione questo non è ravvedimento questo è che sei instabile nelle tue emozioni ti può vincere un po' di emozione particolare, che ti può vincere anche un po' di emozione se ascolti un po' di musica. Non è questo. È un inizio di un cammino con Dio. Il Signore diventa il nostro tutto. Io adesso faccio questo come per il Signore. Che cosa vuole dire? Andiamo in pratica. Quando mi alzo la mattina, prendo la mia Bibbia, le mie Bibbie, le, le, tutto quello che mi serve per io, adesso, Signore, mi dai fare nel nome del Signore come per il Signore, comincio in pratica. Ti do una, una istruzione pratica come io faccio. Che ti può essere di aiuto? Signore, io adesso ti chiedo di darmi un cibo adatto per i tuoi figli, perché tu sai i tuoi figli che cosa hanno bisogno. Comincio a, far, a cercare il suo, il suo desiderio. Poi dammi il meglio che i tuoi figli si nutrano. Poi vengo qui. E dico un'altra cosa. Dico, Signore, adesso purifica la mia mente, purifica il mio cuore, svuotami di tutte le cose che possono essere di ostacolo per amministrare la tua parola. Ungi la mia mente, il mio cuore, il mio essere, la mia bocca, la mia voce e ungi la mente e il cuore dei tuoi figli che siamo insieme. Quando si dice... Facciamo tutto come per il Signore. Non vuol dire che ho fatto la prima parte e poi mi fermo lì. Seguo fino in fondo. Cioè, con un esempio ti voglio dire: come se io fossi un cuoco che cerco di fare il meglio per chi deve mangiare. Poi, non c'è il cameriere, io faccio da cameriere, cerco di servire al meglio. Chi deve mangiare? Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Mentre, da un lato ti voglio bene, nel mio cuore lo faccio perché tu possa stare meglio, però il tutto è armonizzato come farlo per il Signore perché il Signore mi vede, perché il Signore mi aiuta, perché il Signore mi dia la parola giusta come poter darti da mangiare la sua parola. Mentre mi preparo, Signore dammi il meglio per tuo figlio, per tua figlia. Adesso, Signore... Fammi servire bene tuo figlio, tua figlia, aiutami, guidami. E prima di partire preghiamo insieme perché tutto sia fatto come per il Signore, nel nome del Signore e con la sua presenza e la sua approvazione. E perché Lui è in mezzo a noi. Lui è con, con me quando comincio, è con me quando continuo, è in mezzo a noi mentre siamo insieme. Leggiamo nel verso 17 dello stesso capitolo. Dammi le parole unte dallo Spirito Santo, qualunque cosa facciate, in parole o in opere. Fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando. Dio padre per mezzo di lui uscia camassandarla Kamai. Già quando chiedo la mattina, Signore, dammi la parola. Lui mi dà una parola. E già lì comincio a ringraziare il Signore. Oh grazie Spirito Santo, sì guidami Spirito Santo. In opera e in pensiero. In opera prendo la penna è il foglio per scrivere, nel pensiero lodo già il Signore. Oh, grazie, Sacca, Signore, grazie, grazie, grazie per questa parola. Ora, Spirito Santo, trasportami nella Bibbia come collegare in un modo comprensibile con tutta la logica della tua parola per poterla esprimere in un modo che può essere compreso. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere fate in ogni cosa, nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio per mezzo di Lui. Signore aiutaci a comprendere, aiuta la sorella, aiuta il fratello. Nel nome del Signore partiamo, Signore parlaci, Signore opera, Signore grazie. Un comportamento sempre in armonia con la natura santa di Dio. Se no come camminiamo insieme con Dio? In 1 Corinzi 10:31 dice così, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa. Fate tutto alla gloria di Dio. Signore grazie, grazie, grazie. Questo dà gloria a Dio quando noi ci muoviamo così. Leggiamo però in Giacomo 4:13. Ora, a voi che dite, oggi o domani andremo in ta nella tale città. Vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo. Noi dobbiamo essere oper operativi. Il Signore non ci dice che non dobbiamo sviluppare, anzi dobbiamo fare affari con Dio, affari onesti. Quando il Signore dice, dice nella parabola che diede dei talenti a 15, a 1,2, a 1,3, disse andate e trafficate, cioè fateli produrre. Qui il Signore ci richiama non perché non dobbiamo produrre, ma perché attenzione, ce ne andiamo per i fatti nostri. Noi dobbiamo essere operativi. Ma se pensiamo così, non è in armonia con il Signore, è un comportamento da ateo, da pagano, perché i pagani fanno proprio così. Io faccio questo, faccio quello. Calmati un poco, sorella. Fratello, calmati un poco. È ora che. Sai, ma allora io non devo decidere. Mm. Signore aiutaci, non ci innalziamo troppo, perché sa quanti programmi ci sono che poi non vengono portati a destinazione? E allora calmati, sorella, fratello, non è che non li devi fare, ma cerca di inserire il tuo programma nel piano della volontà di Dio. Da, ci comportiamo da atei, da pagani. Il nostro essere, noi, restiamo sempre che facciamo tutto noi, io qua, io là. Nel verso 7 dello stesso capitolo ci dice così, sottomettetevi dunque a Dio ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Sottomettetevi, che vuol dire? sottomettetevi non vuol dire che ci dobbiamo mettere sotto come la gallina sotto il gallo dobbiamo allinearci nell'autorità superiore che è Dio cioè dobbiamo allineare la nostra volontà nella sua vuol dire Sottomettetevi, vuol dire allineate i vostri piani a quelli di Dio. La nostra programmazione deve essere convalidata dal capo, ma anche in una fabbrica si usa così, in un'azienda. Può essere che con Dio facciamo tutto noi. Ma pensa per esempio in un'azienda che ha 30-40 dipendenti e la mattina ognuno dice io faccio così, io faccio cos'ha, io vado lì, io vado là. Ma quell'azienda non ha futuro. Fratello, rifletti per un attimo. Sorella, anche tu. Infatti dove abbiamo letto in Amos capitolo 3 verso 3, Dio usa Amos che era un mandriano. Aveva lasciato le pecore, le mucche, quello che pascolava, e disse il Signore: Lascia le pecore, lascia tutto e vai, parla al mio popolo. Perché quelli pure andavano, ognuno per i fatti suoi. Leggiamo nel capitolo 3, verso 3 di Amos, che abbiamo appena letto: Due uomini camminano forse insieme se prima non si sono accordati? Quando facciamo un viaggio. E ognuno va nella sua macchina. È vero che dobbiamo andare con due macchine, però è vero che ci diamo dei punti di riferimento dove dobbiamo, ci accordiamo sempre prima. Camminare con Dio, in Sua compagnia. Che dobbiamo fare? Dove devo andare? Guidami, fammi comprendere. Signore, <ride> Signore aiutaci, aiutaci, aiutaci. Leggiamo nel prossimo verso in Giacomo perché ci dà una bella sterzata oggi. Verso 14 del capitolo 4 dice, mentre non sapete quel che succede domani, che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Signore aiutaci. Mi viene in mente un caso nella mia vita. Avevo 25 anni, mentre camminavo con un camion, ho visto un incidente in un posto dove lavorava una mia sorella che andava a lavorare con la bicicletta. Ho visto che c'era un incidente che stava accadendo e questa ragazza con la bicicletta è caduta. E quella ragazza era mia sorella. Ero in Svizzera. Sono corso, sono stato uno dei primi ad arrivare lì col camion. Ed era caduta con la bicicletta. La macchina l'aveva investita e non si era fatta niente. Era sbattuta con la testa per terra e c'era un poco di sangue nell'orecchio. Prima di toccarla, ho visto che non si muoveva. Ho incominciato a chiamarla nell'altro orecchio, ma non rispose più. Sai cosa ho pensato? Mia sorella aveva tanti progetti, era una ragazza attiva, aveva un anno meno di me. pensava lavoro qui, il mio marito lavora lì, dobbiamo fare una casa, aveva fatto già debiti per acquistare il terreno. Ogni volta che passavo di lì con il camion, perché era la strada dove dovevo passare, dalla, da casa sul cantiere. Pensavo, i progetti di mia sorella sono restati tutti qui. La nostra vita non è come pensi tu. Leggiamo questo verso, il verso 14. Mentre non sapete quel che succederà domani, che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce, ma li dobbiamo capire queste cose. Sono delle sorprese che non sappiamo. Mentre sto parlando di questa scena, dopo che è stata raccolta per terra e così via, c'era mio padre a Bellinzona, a intorno a 40 chilometri. Ho preso il camion, sono andato sul cantiere dove ero, ho detto... Papà vieni che è morta Giovanna. Mio padre ha detto cosa? E beh, io ero tanto preso, ho detto sì sì. Vedi, la nostra vita non è nelle nostre mani. Adesso non dobbiamo fare gli uccelli di varo augurio, però noi li dobbiamo sapere queste cose. E lo dice la parola. In Proverbi capitolo 27, verso 1, leggiamo insieme. Dice così: Proverbi 27, verso 1. Meravigliosa la parola del Signore: crea in noi un equilibrio, ci fa diventare stabili. Adesso lo leggiamo. Che cosa dice? Proverbi 27.1. Un poco che lo trova? Perché è buono leggerlo. È buono che noi prendiamo nota quando leggiamo la parola del Signore dei versi che ci aiutano. Non ti vantare del domani perché non sai quel che un giorno possa produrre. Hai capito? Hai capito bene? È così. Io qua, io là, non dobbiamo agire, non dobbiamo muoverci, dobbiamo stare sempre con la paura addosso. No. Abbiamo detto che qualunque cosa facciate, Fatela di buon animo come per il Signore e non per gli uomini. Vuol dire che noi dobbiamo armonizzarci con Dio, cercare di fare tutto, ma non dobbiamo perdere l'occasione di parlarne con Dio, come per il Signore. E poi facciamo da noi. Leggiamo il verso 13. <ride> verso 13 dice così, Giacomo capitolo 4 verso 13. Diciamo come per il Signore. E però ora voi che dite oggi o domani andremo nella tale città. Vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo. <ride> che cosa stiamo facendo? Con la bocca diciamo come per il Signore, ma nei fatti facciamo come vogliamo noi. Non ti pare che c'è qualche discordanza? A me sì, ma c'è? Allora ho deciso. Ho deciso da me. E allora il Signore dove adesso? Cadiamo nella trappola delle preghiere moderne. C'è un altro sistema adesso che si usa. Le chiese, se tu ascolti, non è una critica, ma dobbiamo invertire un poco le cose. Cadiamo nella trappola delle preghiere moderne. Signore fai questo, Signore fai quello. Non siamo noi che facciamo la volontà di Dio, è Lui che deve fare la nostra. La domanda è, come fai a camminare con una che decide tutto lei? con uno che decide tutto lui. Quanto tempo dura quell'amicizia? C'è una sorella che ha un marito autorevole, non gli permette di comandare niente, di fare niente, e si agita perché dice scusa, ci sono delle cose che devo prendere io, i giusti provvedimenti. Stiamo facendo la casa, stiamo facendo la cucina, devo scegliere io perché in casa ci sto io e decide tutto lui, il, il colore, tutto quello che deve fare. Marito e moglie. Se tu hai un marito così, se tu hai una moglie così, come ti trovi? perché non c'è condivisione. Quando noi facciamo così con il Signore, non ti pare che abbiamo messo il Signore da parte e adesso siamo noi il Signore? Matteo 3,8 dice così. Leggiamole, perché la Bibbia ci aiuta a modellare. Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, ma che vuol dire frutti degni? Quali sono? Qualcuno mi ha chiesto, che cosa sono i frutti del ravvedimento? Sono una vera conversione, un vero cambiamento. Uno dei frutti del nostro tornare a Dio è di pianificare la nostra vita con Lui. Se no siamo... Tornati a lui per fare ancora noi. E beh, che conversione è questa? Mm? Se noi ci sposiamo e poi vogliamo fare come facevamo prima: usciamo da soli dove vogliamo andare, dove ci troviamo, dormiamo, allora che razza di matrimonio è? Va bene che adesso sono un po' così. Però non è più una famiglia unita. Siamo tornati a lui per fare ancora noi. E beh, sorella mia, dai, devi cambiare. Per amore del Signore te lo chiedo, perché così tu non farai mai la volontà del Signore. Amos, dove abbiamo letto come fanno due a camminare insieme, nel capitolo 3 verso 7 dice così, poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Il Signore, nella Sua parola, Dio che è Dio, il grande Dio dell'universo. Gesù ci ha insegnato quando è venuto come uomo, ma già Dio nel suo carattere. Quando doveva venire il diluvio, fece sapere a Noè, l'amico suo che aveva trovato grazia, fatti un'arca che deve venire il diluvio. Dio parla con noi e noi parliamo per i fatti nostri, ma sorella, dai, non lo fare più, non lo devi fare. Fratello, fermati. Dio doveva bruciare Sodome e Gomorra e, le, e alcune cittadine vicine per, la malvagità, per il peccato che superava ogni misura. Eppure disse, non farò sapere ad Abramo, vedi, Abramo fece una bella intercessione presso Dio con santo timore, 50, 40, poi quando è che arrivò che doveva fare la stessa terza domanda, già vediamo Abramo che comincia ad essere più, tenere, più tenero e più sottomissivo, non, se la prend... non ti prendere a male Dio, se ne troviamo dieci lo fai ancora, parla con un'umiltà presso Dio per dire Signore scusa che io ti chiedo molto, ma io desidero che quella città sia salvata. E lo diceva con una tenerezza, con una sottomissione. Se tu vai nel capitolo 18 della Genesi, vedi che la prima volta dice se ce ne sono 50, poi se ce ne sono... La terza volta già si è affievolito come dire non te la prendere a male se ti chiedo ancora una volta, con una umiltà tremenda. Ma sai chi era Abramo? <ride> E noi quando impariamo? Dopo morti. Il Signore parla prima a noi e poi a Abramo. Giacomo dice nel capitolo 4, verso 15: Leggiamolo così impariamo, perché la scrittura ci serve per questo. Mashatara la Dovreste dire invece, vedi, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Non deve essere un se Dio vuole come si usa nei nostri paesi, se Dio vuole... No, 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 no. Deve essere una presa di coscienza, Signore, se tu vuoi, Signore, se tu vuoi. Ci sono delle cose che Dio vuole. Se dobbiamo pregare per la salvezza di una persona, sappiamo che Dio vuole. Se dobbiamo pregare per la guarigione, sappiamo che Dio guarisce. Se dobbiamo pregare per il battesimo nello Spirito Santo, lo dobbiamo fare. Se dobbiamo pregare per i nostri figli, lo dobbiamo fare. Perché ci viene ordinato, anzi è proprio in questo che noi trasgrediamo perché il pregare non è facoltativo, se preghiamo no, 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 è imperativo nella scrittura. Fate, in, pregate in ogni tempo, non è un'opzione un se ti senti, se no non fa niente, no, no, già trasgrediamo molto non facendo. Non deve essere una formula, ma una volontà di dipendere da Lui. Qui è il segreto del nostro successo con Dio. Dobbiamo cambiare, dobbiamo fare marcia indietro. E Giacomo abbiamo letto, 4, 7, leggiamolo, ma così dobbiamo allineare la nostra vita con la parola di Dio, se no noi non. Restiamo sempre nel nostro brodo. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al Diavolo ed Egli fuggirà da voi. Abbiamo detto che sottomettetevi vuol dire allineate la vostra volontà a quella di Dio e non a quella del Diavolo, che molte volte ci porta, anzi, Lui ci porta sempre lontano. Dobbiamo sapere che Dio dà grazia agli umili, ma resiste ai superbi. Se noi andiamo con tutta l'arroganza, Signore, fai questo, fai quello, fai quello, e Dio ci ascolta e poi dice: Ma ah, c'è qualche altra cosa che devo fare? Se ti sei dimenticato, poi me lo dici per la via. E così io cerco di mettermi all'opera, si mette il grembiule, si mette, si mette al nostro servizio. Gesù dice che il servo, quando torna il padrone, si prepara per lavargli i piedi, per servirlo e così via. Noi invece facciamo il contrario. Gesù l'ha già fatto quando ha lavato i piedi ai discepoli e lo fa ogni giorno quando ci lava col suo sangue che andiamo a lui. Ma possiamo vivere la nostra vita cristiana così? Ma un amico normale, un uomo, una donna, se noi agiamo così, non resta più amico nostro, che è un uomo. Non si può così. Signore aiutaci, signore aiutaci, signore aiutaci. Leggiamo il verso 6 del capitolo 4. Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la scrittura dice, Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Non ci sono credenti arroganti e quelli umili. Cioè non ci sono due categorie di credenti come quelli che ordinano a Dio che deve fare e gli altri che stanno per dire Signore sia fatta la tua volontà. O ci siamo, ma per avere un'idea di quello che Gesù dice la Bibbia ci aiuta. Non ci sono credenti umili e credenti arroganti. La verità è una. E questa verità è Gesù che ce la dice adesso. In Matteo 18, 3 e 4 dice una cosa. In verità vi dico, se non cambiate, eh, dobbiamo cambiare allora. E non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino sarà lui il più grande nel regno dei cieli, bellissimo. Questa è la conversione. Una sorella è andata ad una festa pochi giorni fa, ma non erano credenti. In questa festa di compleanno è stata invitata la sorella con il figlio, con la nura e anche la bambina. Era il momento di mangiare. E la bambina stava seduta, ci avrà 8-10 anni, 7-8 anni, non mi ricordo. E allora tutti stavano per cominciare a mangiare e la bambina dice, ma scusate, ma noi non preghiamo, senza timore. Dobbiamo pregare come cominciamo a mangiare senza pregare. I grandi non dicevano niente e la bambina diceva, va bene, allora prega tu. E così tutti si fermarono e la bambina disse, Signore, benedici questo cibo e benedici questa casa. Vedi, quando il Signore ci chiama disse, e si è finito lì. Leggiamo il verso 3 e 4 per cortesia se noi non ci convertiamo ma scusate ma allora come dobbiamo camminare col Signore mi volete far capire perché io non capisco se no leggiamo insieme in verità vi dico se non cambiate non diventate come i bambini non entrerete nel regno dei cieli chi pertanto si farà piccolo come questo bambino Sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E qua non c'è da fare da maestro, da maestra, sorella. Io mentre ti sto parlando, non è che sto dicendo che io già, già sono chissà a che livello. Io e te abbiamo bisogno costantemente di dipendere dal Signore. Questa è la conversione, che dipendiamo da Dio come un bambino, da papà e mamma. Si sente spaesato e si sente incapace di poter fare qualsiasi cosa. Proverbi 19, 21 dice così leggiamolo insieme. Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste. Per comprendere meglio nel capitolo 16, verso 1, dice così. All'uomo spettano i disegni del cuore, ma la risposta della lingua viene dal Signore. Noi credenti dobbiamo sapere che Dio è sovrano. Che vuol dire sovrano? È l'autorità superiore. Dio ci parla. E quando non comprendiamo, quando leggiamo? Quando leggiamo come ho detto prima, ci sono gli esempi che ci parlano. La Bibbia fa proprio questa. questo, è meravigliosa. Tu ti devi nutrire della Bibbia, devi ascoltare la Bibbia e devi ascoltare con interesse perché questa ti aiuta a cambiare la vita, perché la Bibbia è la parola di Dio e la parola di Dio è spirito e vita che trasferisce il potere di Dio nella tua vita e ti cambia. Guardiamo gli esempi insieme, così cresciamo. Ascolta, guarda. In Atti 18:21 dice, e dopo aver preso commiato e aver detto, Dio volendo, tornerò da voi, salpò da Efeso. <ride> Signore, è Paolo, l'apostolo, che parla un fondatore di chiese, quante chiese ha fondato, quanti chilometri ha fatto, quante epistole ha scritto. Leggiamo questo verso. Leggiamolo, leggiamolo perché è importante. Dopo aver preso commiato e aver detto, si salutò da dove partiva, dicendo, se Dio vuole... Tornerò da voi. Prese la nave, prese la barca, prese il peschereccio, non lo sappiamo, ma partì. Un fondatore di chiese. Siamo noi superiori? Non deve essere un se Dio vuole giusto, dobbiamo prendere a cuore che la nostra vita sia coordinata. Questo vuol dire camminare la nostra volontà con la volontà di Dio sempre. Deve essere uno stile di vita del, del, di, di noi credenti, un fondatore di chiese. Guardiamo in Atti 21,4. <ride> Ma io mi diletto nel leggerlo, nel meditare la parola e nell'esporla in un modo così, perché veramente se non comprendiamo questo allora siamo rovinati. E poiché non si lasciava persuadere, ci rassegnammo dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Dio decide sempre il meglio per ogni circostanza. Qui c'era una circostanza particolare. Se leggiamo dal verso 11 fino al 13. Guardiamo che specchio c'è davanti. Qui un profeta, riconosciuto come tale, nella Chiesa, egli venne da noi e presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse, questo dice lo Spirito Santo. Anche qui, vedi, lo Spirito Santo è una persona che parla. Tu, che credi che lo Spirito Santo è la forza attiva di Dio, questo verso, quattro, queste cinque parole, questo dice lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è una persona che parla. A Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo, lo consegneranno. Nelle mani dei pagani. Quando dimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Paolo allora disse: Che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Sappiate che io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Qui il Signore aveva detto a Paolo che doveva andare a Gerusalemme come la città religiosa e doveva andare a Roma dove c'era l'impero, i due punti di riferimento che non poteva mancare il Vangelo e lui era messaggero per i gentili. E doveva andarci lo spirito santo stava dicendo qualcosa di vero perché fu così poi ma lui voleva fare la volontà del signore lo stava solo avvisando ma ciò non lo voleva fermare ma lui non voleva fermarsi dal compiere la volontà di dio è come dire Stai attento, non pensare Paolo che adesso che arrivi a Gerusalemme i tuoi concittadini ti abbracciano e faranno una grande festa, ti faranno delle cose che tu non immagini. Stai attento. Leggiamo il verso 14, cosa dice? Quanto sei bello Signore. E, po e poiché non si lasciava persuadere. Ci rassegniamo dicendo sia fatta la volontà del Signore. Quando non sappiamo più di tanto, ci sono dei momenti che non sappiamo che via prendere, no. E noi consultiamo il Signore, diciamo Signore, e pare che non abbiamo la risposta, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire Signore fai tu, come fai tu? Io so che tu fai bene. Meglio di te non fa nessuno. Io non lo so, così come mi guidi, così faccio. Tanto tu sei con me, io sono con te. Sa quanti sbagli ci risparmiamo di fare? Questa è la parola del Signore oggi per te. Specialmente quando non sai che cosa fare. È il momento che dice al Signore, Signore fai tu. Io adesso mi metto in comunione con te e man mano come mi guidi così faccio. Signore aiutaci in questo giorno. Quando non sappiamo più di tanto, faccia Dio. Un altro esempio, leggiamo i Romani 1.10. Leggiamo. Leggiamolo perché è meravigliosa la parola del Signore, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in, qualun, in qualche modo, finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Sai, io vengo. Non ti preoccupare, non dobbiamo decidere così. Qui troviamo un grande esempio. Qui lui. Invita la Chiesa a pregare perché ci sia la volontà di Dio perché Lui possa andare da loro. Il programma vuole che sia confermato sempre da Dio. Invito, adesso io voglio prendere questo esempio per dire a te. Invito te di pregare che si compia la volontà di Dio per raggiungere con parole di vita più anime possibili ogni giorno, che ci dia altre aperture per poter predicare l'Evangelo e portare anime al Signore. Questo Dio lo vuole, noi dobbiamo pregare perché lui qua invita la chiesa a pregare chiedendo sempre nelle mie preghiere e io lo chiedo pure a voi che in qualche modo per volontà di dio possiamo vedere il cielo che si riempie di anime questa deve essere la nostra passione e dio lo vuole invito in primo corinzi 4:19 Ma se il Signore vorrà, mi recherò presto da voi e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati. Mi recherò per chiarire. Se Dio vuole, verrò per chiarire una cosa. Nel verso 20 cosa doveva chiarire? Aiutaci, Signore perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Per chiarire che la potenza di Dio non si manifesta nell'arte e composizione del messaggio recitato, che si chiama omiletica, che accarezza le orecchie, ma il messaggio deve essere potenziato dalla presenza dello Spirito Santo. Ma nella vita ripiena di Spirito Santo ogni desiderio sottoscritto se il Signore lo permette. Anche questo, leggiamo del capitolo 16 verso 7, che è grande il Signore. Mi vuoi dire che non ci ha parlato oggi? Perché questa volta non voglio vedervi di passaggio, anzi spero di fermarmi qualche tempo da voi se il Signore lo permette. Sei un credente, sei una credente, devi accordarti con Dio. Sei un ateo. Sei uno scettico, non so che sei. Anche tu ti devi accordare con Dio se vuoi vivere una vita che ne vale la pena viverla, che la sua volontà si compia nella tua vita e allora vedi la differenza. Se non sei salvato, ti devi ravvedere, cioè che cos'è il ravvedimento. Devi lasciare la strada che segui, devi andare a Dio, invochi il Signore Gesù Cristo, che ti perdoni, che ti lavi col suo sangue e che ti riempia del suo Santo Spirito e inizi un cammino guidato da colui che ha invocato. Il Signore Gesù che dice sono con voi fino alla fine dell'età presente, che ti accompagna fino a all'altra sponda e poi resteremo con lui per tutta l'eternità. Colossesi 3:23 dice così, qualunque cosa fai, fa tutto di buon animo come per il Signore e con il Signore e non per gli uomini. E anche oggi il Signore ci ha parlato. Non mi dire io ho fatto sempre così, perché se hai sbagliato fino in questo momento, ora è il momento che cominci a cambiare. Ma questo che dico a te, tutto quello che c'è di buono in quello che ho ascoltato, lo voglio mettere in pratica man mano che si presenta l'occasione, perché questa è la via, il camminare con Dio, essere armonizzati con la sua volontà. Perseverare in questo vuol dire raggiungere ogni obiettivo, ogni obiettivo che Lui ci propone fino nell'eternità con Lui. Lo vogliamo ringraziare insieme? Dai, ringraziamolo. Signore, ti ringraziamo che anche oggi, anche oggi sì, ci hai parlato perché desideri che... Noi ci muoviamo armonizzati con il piano della tua volontà che si compia nella vita della sorella, del fratello, di tutti quelli che siamo insieme, nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia. Sì, Signore, te lo chiediamo insieme e insieme ti ringraziamo perché la tua parola, se ci parla, ci aiuta a metterla in pratica. Grazie, grazie, grazie. Amen. Prendi nota dove abbiamo letto così, vai a rileggere quei versi che ti aiutano a cambiare. Sì, 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 perché lui ci aiuta a farlo. Ci dobbiamo accordare con Dio. Colossesi 3, 23, 13, 17, 1 Corinzi 10, 31, Giacomo 4, 13, 4, 7, Amostre 3, Giacomo 4,14, Matteo 3,8, Amos 3,7, Giacomo 4,15, 4,6, Matteo 18, 3, 4, Proverbi 19,21, Proverbi 16,1, Atti 18,21, Atti 21,14, 21,11 14, Romani 1,10, Primo Corinzi 4,19 20, 16,7, Colossesi 3,23. E anche oggi il Signore ci ha parlato, condividi questo messaggio sui social con i tuoi amici, perché molti credenti hanno bisogno di questo insegnamento perché cambino. Nella modernità, nella Chiesa moderna, abbiamo invertito i ruoli, siamo diventati noi come il Signore e il Signore è diventato il nostro servo. Non è così e non decidiamo da soli, perché poi ci troviamo fuori strada e dobbiamo ritornare. Allora, prima di andare a sbagliare per poi ritornare, facciamolo prima. Guardiamo prima la mappa, la parola di Dio è come una mappa che ci indica la strada che dobbiamo seguire. Dio piacendo, ci vediamo stasera alle ore 19.30 insieme a quattro fratelli. E condivideremo altre parti della parola del Signore. Hai capito perché serve la parola del Signore? Perché ci dà direttive che quando noi li seguiamo ci troviamo bene e abbiamo dei riscontri positivi nella nostra vita. Non sarà sempre facile come abbiamo visto di Paolo, che doveva andare a Gerusalemme e non lo abbracciavano e gli dicevano bravo sei tornato. Ma lui voleva seguire ciò che il Signore gli aveva detto. Così voglio fare pure io. Spero pure tu. Vuoi fare pure tu così? Imboccati le maniche e comincia subito, adesso, a dire: Signore, devo cambiare, devo cambiare. Mi devo accordare con te. Dio ti benedica per questa decisione. Pace. Ci vediamo stasera. Dio piacendo.